Buongiorno, bentornati su Giornale Cittadino Press. Io sono Davide Lacara, ecco, ci siamo tornati con una nuova puntata di Parliamone. E oggi torniamo a parlare di Palermo, dei suoi quartieri e in particolar modo di Brancaccio, delle cose positive che si trovano a Brancaccio, ma anche le difficoltà che abbiamo in questo quartiere così particolare. Siamo con Maurizio Artale, presidente del centro accoglienza Padre Nostro di Brancaccio Padre Puglisi. Buonasera. Salve, salve Artale, con Antonio Tomaselli, già presidente della circoscrizione 2 di Palermo, oggi amministratore unico di Palermo Energia, giusto? Salve, sì, salve. Buongiorno Tomaselli. Allora, Buongiorno. inevitabile non parlare anche di Padre Puglisi, ovviamente a poche settimane dall'anniversario del suo omicidio, del 15 settembre 93. Chiaramente il nome di Puglisi è molto fortemente legato al quartiere di Brancaccio. Chiedo intanto ad Artale, quali sono le principali attività che svolgete nel centro, con chi opera e su quali tipologie di problematiche? Ma il centro ha un'azione a largo raggio, quindi noi ci occupiamo di bambini perché diamo la possibilità appunto di seguirli nel dopo scuola, nello studio. Poi anche con gli adolescenti abbiamo un gruppo giovani, poi ci occupiamo degli anziani, abbiamo un gruppo di circa 100 anziani che seguiamo già dall'inizio. Poi diamo la possibilità a detenuti in esecuzione penale esterna di scontare la pena all'interno del centro. Abbiamo una struttura che accoglie mamme vittime di abuso e maltrattamento. Abbiamo anche un centro antiviolenza con una casa rifugio che cerca di dare delle risposte a queste donne che continuano purtroppo a essere maltrattate e spesse volte questa violenza sfocia anche nei femminicidi. Abbiamo aperto una casa famiglia proprio quest'anno nel ricordo del 27esimo anniversario del martirio di Puglisi, di una casa famiglia, ecco, che accoglie bambini dai 6 ai 13 anni. Abbiamo aperto un asilo nido, un micro nido, ecco, che darà la possibilità a 20 bambini di poter accedere a quei servizi per l'infanzia. Abbiamo tre sedi, quindi oltre alla sede storica di Brancaccio, quella che ha fondato Padre Pino Puglisi, poi abbiamo una sede allo Zen e una sede a Falso Miele, dove abbiamo anche lì dei servizi. Poi abbiamo il pronto soccorso sociale, ecco, dove cerchiamo di dare le risposte come dire, agli utenti per i bisogni primari, quindi farmaci, vestiari, Quella di Brancaccio, alimentazione. poi ricordiamolo, era anche la casa, l'abitazione di Padre Puglisi, dove purtroppo nel 93 fu ucciso davanti alla propria Sì, abitazione. quella è una casa che era la casa di Puglisi, che per 20 anni era stata riconsegnata agli ACP e quindi agli inquilini. Noi l'abbiamo dovuta riacquistare da un privato per metterla di nuovo a disposizione. Fortunatamente i fratelli Gaetano e Francesco avevano conservato i mobili e tutto l'occorrente, insomma, tutti i suppellettili che c'erano in quella casa e l'abbiamo ricostituita come casa museo. Ecco, poi l'abbiamo musealizzata perché ogni anno arrivano a Brancaccio circa 10.000 pellegrini a visitare i luoghi del Beato Puglisi. Ecco, questo è Perfetto. in grandissima sintesi quello che il Chiaro. centro continua a fare dall'anno. Molto, molto in sintesi, ovviamente. Sì, sì, Molto sì. in sintesi. Tomaselli, Brancaccio, quartiere complicato, lo sappiamo. C'è ancora molto da fare, non solo per la riqualificazione, diciamo, della legalità, della cultura, della legalità a Palermo, da Brancaccio, ma anche della struttura del quartiere stesso. Brancaccio fa parte della seconda circoscrizione. Si tratta di quasi 73.000 abitanti, insomma, una città. Quali sono le principali difficoltà strutturali del quartiere? Sì, allora innanzitutto volevo ringraziarvi per questa opportunità di poter dare la mia testimonianza, perché quando si parla Grazie a lei. del territorio di Brancaccio e rivedere anche persone come Maurizio, con cui abbiamo veramente avuto una strettissima collaborazione che non è partita soltanto dagli ultimi 5 anni della mia presidenza di circoscrizione, ma ancora più lontano dal 97, poi da quando iniziai a fare proprio il consigliere di circoscrizione, quando sono nate le circoscrizioni sul territorio comunale, e quindi dico, abbiamo stabilito un percorso di unire le forze per poter cercare di poter dare quell'attenzione verso il nostro territorio sotto tutti i punti di vista. Ed è nata nel corso del tempo una vera e propria alleanza, l'alleanza che nasceva proprio dal presupposto di poter cercare di poter dare quei servizi minimi alla gente e poter dare voce al territorio e cercare di fare sentire la gente più vicina e partecipe delle istituzioni, perché purtroppo il sentimento che ci ha accompagnato nel corso del tempo e che abbiamo dovuto contrastare era quello dell'abbandono,
quello del sentirsi praticamente emarginati, sentirsi al di fuori del Loreto, al di là del Loreto, la famosa città che non viene riconosciuta come luogo, diciamo, di aggregazione, ma come luogo dormitorio, quindi alla fine per i cittadini. E quindi questo nelle nuove generazioni specialmente, quindi ha creato un po' di disorientamento, e quindi è stata preda di quello che possono essere anche le azioni, quindi, diciamo, criminose, quindi, diciamo, che si sono perpetrate nel tempo. Il ricordo di Padre Puglisi ha stravolto questo territorio in bene, fortunatamente ha sboccato le coscienze, e chi come me allora ragazzo ha preferito, quindi togliersi dalla strada e andare in mezzo alla gente per cercare di dare testimonianza secondo quello che è il proprio carisma del fare politica. E così è stato per le associazioni, per le scuole. Abbiamo creato nel corso del tempo una rete praticamente di sinergie per poter riuscire a dare la possibilità al territorio di poter avere una voce, e questa voce ha permesso di poter mettere in atto di una serie di iniziative, dove il Centro Padre Nostro è stato praticamente il primo artefice, diciamo, l'avamposto che ha preso in mano quello che è stata l'eredità, e la circoscrizione non ha fatto altro, quindi, diciamo, che costruire la rete, questa rete che ha permesso di poter creare una sinergia e unire le forze. In un territorio che purtroppo, quindi, è carente di servizi, sia da quelli di trasporto urbano, per dirne una. Ora fortunatamente con l'avvento del tram c'è stato un avvicinamento alla città, ma che non basta per risolvere i problemi della città. Ci sono i problemi dell'abbandono del degrado proprio territoriale, quindi, che ancora rimane, e la delinquenza che ancora è difficile da contrastare. Non possiamo dire di avere vinto la battaglia nonostante aver creato degli avamposti, perché il Centro Padre Nostro ha creato dei punti che sono sentinelle. Da quando si parlava della casa di Padre Puglisi, che è diventata casa museo, quindi io sono stato presente all'inaugurazione, come si parlava del centro sportivo anche a Brancaccio, dove io sono stato presente, abbiamo fatto una serie di iniziative. Questo ha permesso di poter recuperare e riappropriarci del territorio. Però se non c'è una massima attenzione da parte delle istituzioni, una vicinanza da parte della politica e da parte anche delle forze dell'ordine, che devono far sentire la presenza non soltanto come repressione nelle retate che poi escono sul giornale, il segno che abbiamo voluto dare, Maurizio penso che sarà d'accordo con me in questo, è quello di poter fare dimostrare la presenza, del fatto di fare vedere che sia la politica, sia l'associazione, sia le scuole, sia anche le forze dell'ordine non sono contro il cittadino, non sono per reprimere o per cercare di poter bloccare quelle che sono le iniziative che nascono dal territorio, ma sono quelle di cercare di poter dare dei segnali positivi e poter dare vicinanza al territorio, perché solo attraverso questo si può vincere la battaglia di allontanare la gente dalla criminalità o dalla mafia, che ancora continua a essere presente. Perché gli atti quelli che si sono perpetrati anche nell'ultimo periodo e che si ripetono ora con più frequenza al Centro Padre Nostro ne sono una dimostrazione, perché sono segnali di non volere darla vinta a chi rimane sul territorio e che ancora è tenace. Le pongo un'altra domanda. Il presidente Artale aveva fatto una dichiarazione in cui proponeva anche la militarizzazione del quartiere per un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Lei è d'accordo? Poi rigiro la domanda a Artale, se è ancora d'accordo con questa sua dichiarazione di circa un anno fa. Tutto nasce, ci sono delle fasi in cui è necessario, forse in questo momento sì, avere una presenza e quindi dare un segnale forte di presenza e di militarizzazione del territorio, ma non deve essere finalizzata alla repressione, solo alla semplice repressione, perché sennò viene visto anche da quelle famiglie che vivono in alcune difficoltà e purtroppo anche nell'illegalità diffusa, perché sono convinti che questa è l'unica realtà possibile, immaginabile. Se non gli diamo la possibilità di poter accompagnare questa gente ad uscire da questa emarginazione, non abbiamo fatto nulla se non avere fatto il male agli stessi ragazzi, che vedono il fatto che la repressione ha portato via il genitore, il papà o la mamma o il nonno, perché non capiscono che stava facendo qualcosa di illegale, ma perché semplicemente l'hanno privato di un familiare, che portandolo via dalla propria abitazione alla fine, quindi diventano i nemici da combattere, non le persone che cercano di far capire che il proprio familiare è su una strada sbagliata e che non è quella la situazione normale. Chiaro. Quindi dobbiamo unire al militare, alla presenza delle forze dell'ordine, una presenza di attività sociali proprio vere e proprie. Quindi, diciamo, il lavoro che fa il Centro Padre Nostro è lodevole, ma non può essere il solo, deve essere accompagnato da parte dell'istituzione, da parte del comune, che deve dare una massiccia presenza sul territorio. La circoscrizione è spogliata di ogni potere. Io ora seguo sempre comunque il territorio, seguo la circoscrizione, quindi però vedo che anche i ragazzi che ci sono adesso sono un poco abbandonati. Dico uno su tutti, quindi abbiamo il consigliere Guaresi che lotta per il degrado
anche nelle borgate, e va lui stesso a spazzare le strade, gli va a fare i video della gente che lascia il rifiuto abbandonato, il soggiorno piuttosto che il materasso abbandonato. Però okay, bisogna avere anche questa tipologia di controllo. Bisogna unire al controllo anche la capacità di poter educare. Chiedo anche ad Artale, lei conferma insomma questo tipo di dichiarazione fatta un anno fa, ma Artale, posso chiederle, Brancaccio si sente in qualche maniera abbandonata dallo Stato? È un po' così. Per esempio, io ho letto la settimana scorsa sui giornali che l'amministrazione ha mandato un elenco delle strutture da realizzare appunto a Palermo utilizzando il recovery fund. Ho pensato che forse c'è stata una svista e non avevano considerato e non avevano inserito la piazza di Brancaccio. Ma perché lo dico questo? Perché il Centro Pare Nostro ha realizzato un progetto definitivo e l'ha regalato all'amministrazione pubblica, cioè il comune c'ha nel cassetto, c'ha nel cassetto un progetto già cantierabile. Allora, se tu non invii questo al governo e gli dici: senti, questo è chiave in mano, me lo finanzi, allora io a questo punto mi pongo dei dubbi. Brancaccio deve rimanere isolato, perché la piazza di Brancaccio, perché Brancaccio una piazza non ce l'ha, significherebbe non solo creare un luogo di aggregazione, significa aprirla alla città, perché la viabilità arriverebbe fino alla rotonda di Viore, darebbe la viabilità al nascendo polo parrocchiale, dove se si realizzerà, ecco, là verrà custodito il corpo mortale di Padre Pino Puglisi. Non solo una piazza, sappiamo quello che significa. 10.000 pellegrini che arrivano oggi a Brancaccio, se domani c'è una piazza, darebbe la possibilità di, che cosa, di aprire anche altre attività commerciali, il piccolo ambulante, la signora che potrebbe in qualche modo mettersi in gioco creando l'accoglienza dei pellegrini. Ecco che cosa manca quella sinergia di cui parlava appunto Antonio. Allora, per esempio, nel 2018 il centro si è trovato a fare una sfida quasi titanica con dei bambini che avevano dai 10 ai 14 anni, perché in un terreno del comune di Palermo loro insistevano perché quello era un territorio loro, quindi facevano la vampa di San Giuseppe, c'erano delle moto rubate, abbiamo trovato circa una ventina di borsellini con tessere. Quel luogo noi l'abbiamo ripulito, riqualificato, e là ora dovrebbe sorgere l'asilo nido. Abbiamo anche all'epoca regalato il progetto per la realizzazione dell'asilo nido. Abbiamo trovato i fondi che finalmente il governo ci ha fatto avere. Il governo precedente, il Conte 1, ha stanziato 3 milioni di euro per la realizzazione dell'asilo nido a Brancaccio. Attendiamo, purtroppo poi c'è stato il coronavirus e quindi si è bloccato un po' tutta la macchina. Noi attendiamo che ci sia l'approvazione del bilancio comunale, perché già il RUP ha convocato questo incontro che si deve fare con tutti gli sportelli, quindi una conferenza di servizio dove ognuno darà il suo parere e finalmente poter lanciare il bando di gara per la realizzazione. Quindi Brancaccio non solo è migliorata da un punto di vista strutturale, ma anche a livello progettuale di proposta. Cioè l'agenzia educativa, che è una di queste, dico la più importante, perché non si può parlare di Brancaccio senza Padre Puglisi, senza il Centro Pare Nostro. Allora oggi noi non siamo quelli che andiamo a bussare alla porta perché vogliamo finanziato il progettino per fare qualche cosetta. Ecco, noi siamo a un livello ormai avanzato, anche progettuale. E allora forse questo ogni tanto disturba l'amministrazione pubblica, perché dice: ma tu non è che puoi essere interlocutore paritario. Ecco, Puglisi mi ha insegnato una cosa, anche se non l'ho conosciuto. Io ogni tanto invidio che l'ho conosciuto, però sono fortunato di non averlo conosciuto. Perché? Perché lui ha insegnato una cosa: non devi chiedere mai come cortesia una cosa che ti spetta per diritto. E allora aver realizzato, per esempio, il centro polivalente sportivo, dove era 6.000 metri di terra, un terreno che avevano regalato al Centro Pare Nostro, abbiamo dovuto fare le umane e divine cose. Oggi mi arriva una comunicazione da parte del Comune di Palermo, quindi il polo tecnico, dove mi rigettano una sanatoria di 16 anni fa, dopo che ho pagato 35.000 euro, capite? Allora tu non puoi rispondermi dopo 16 anni. Allora che significa questo? Che devo fare il ricorso, prendi l'avvocato? Allora ecco dov'è che la gente si sente lontana dalle istituzioni. Perché se c'è un problema ci si siede intorno al tavolo, come si fa, e si trovano soluzioni. Però se tu mi costringi per avere quello che a me spetta di diritto, che io devo continuare sempre a fare attività ingiuntive,
tribunale e cose varie. 16 anni, ma capite che cosa significa? 16 anni fa io presento una pratica di sanatoria, in 30 giorni mi devono dire sì o no. Mi fai pagare, io non le concessioni, te le pago. Dopo 16 anni di pratica sono Se posso 30 anni. permettermi, nonostante qualche piccola opera di riqualificazione anche del quartiere, recentemente gli alberi piantati davanti alla scuola Puglisi, la qualificazione si è rifatta della piazza, piccole cose. Sono però spesso e volentieri anche zone vittime di vandalizzazione, per non dire proprio di intimidazioni. Questo è chiaramente un messaggio di tipo culturale, prima ancora che altro. E la domanda che mi viene a chiedere anche è com'è che poi nessuno si accorge mai di quello che sta succedendo. Chiedo prima a Tomaselli. Sì, diciamo che il fatto che la gente non si accorga, quindi dico, la gente in questo periodo è chiusa e frustrata di quello che sta vivendo, quindi dico, di sicuro c'è una componente anche di disaffezione da parte della gente e di chiusura anche in se stessi. La gente non si sente, diciamo, sicura e quindi non sentendosi sicura è normale che purtroppo, quindi dico, non si ribella a questi atti e quindi dico, spesso niente, rimane vittima anche vivendo in alcune realtà di quelle che sono questi atti che hanno la meglio Diciamo della paura rispetto di alla denunciare, volontà della di paura tanta di gente. porre all'attenzione anche delle forze dell'ordine Eh sì, questi tipo di azioni. c'è anche questo, ripeto, perché non si trova nell'istituzione, quindi dico l'alleato, forse quello fedele, che lo possa anche guidare e accompagnare anche in questo percorso. Ripeto, perché è quel meccanismo, quell'educazione alla sana convivenza che deve essere oggetto quotidiano di intervento da parte delle istituzioni. Non basta, come diceva Maurizio, un semplice progettino finanziato per fare stare tranquillo il comune che ha fatto la sua parte. Bisogna essere presenti 365 giorni l'anno. Anche la questione che ha citato, della questione della piazza, è determinante per un progetto di riqualificazione, per aprire al territorio, aprire alla città ed evitare la ghettizzazione. Ricordiamo che anni fa io feci una battaglia, e Maurizio ne ha conoscenza, come tutto il territorio, è stato costruito il muro a Brancaccio con la chiusura del passaggio a Yes. livello. È stato concesso a RFI di chiudere e di ghettizzare un'area che già aveva dei grossi problemi di ghettizzazione. Se non si, può intervi non si interviene con la realizzazione di questa piazza, che poteva anche tamponare quelli che erano stati i disagi creati da questo disservizio, da questo errore progettuale, dico, non andiamo da nessuna parte, non diamo credibilità al territorio. Il territorio sarà lì sapendo che nessuno può arrivare in quel territorio, quindi dico, e chi vuole effettuare atti malavitosi sa che è tranquillo perché può agire in piena solitudine rispetto alle istituzioni. Quindi non c'è il pericolo Vassale, che passi la volante perché rispetto non può a Vassale, arrivare. voi avete subito addirittura minacce a un certo punto. Mi riferisco alla questione degli asili nido che sono stati progettati per Brancaccio. L'asilo nido, ma soprattutto per la piazza, perché quando noi abbiamo acceso le luci su quello spazio enorme, sono 37.000 metri quadrati, che poi è di un privato, dove abbiamo detto qua sorgerà la piazza. Ecco, sono venuti nell'ufficio, al centro panosso, a dirmi: appena a me mi buttano a terra la casa, che aveva costruito abusivamente, neanche a dirlo, io ti vengo ad ammazzare. Io ho detto: devi avere una certezza Ottimo. che tu il tempo di scendere dal centro non ce l'hai, perché già ti ho denunziato, cosa che ho fatto. Poi lui è venuto, ha chiesto scusa e ci sono, ma il treno è partito, quindi le scuse vengono accettate se di contro tu butti a terra la casa, ti comporti diversamente, cosa che ha fatto. Ma per rialleggiarmi a quell'angolo di Brancaccio, che ormai è diventato appunto un tugurio perché Un non ha ghetto. sbocco, è un ghetto, ecco, il centro parenoso sta acquistando due catapecchie, due case, due tuguri, e li sta regalando a due famiglie di Brancaccio, e loro stessi li ristrutturano. Perché in quel luogo nessuno verrà ad abitarci, soltanto la gente del territorio. Voi considerate che questa casa noi la stiamo comprando per la modica cifra di 5.000 euro, perché i proprietari se ne vogliono proprio liberare. Liberare, Allora li ho esatto. convinti a fare un progetto sociale nel dire: voi fate la vostra parte, noi compriamo questa casa, la regaliamo a questa famiglia e loro con le loro forze, ecco, allora Hanno un riusciranno tetto, si a possono ristrutturare. riuscire a rendersi Abbiamo dignitosi. coinvolto anche gli architetti, quindi non solo di Palermo, ma di tutta Italia, dove regaleranno la progettazione, la presentazione della CILA, della SCA e di tutte le documentazioni necessarie per l'inizio di ristrutturazione. Quindi il centro, con la figura di Padre Puglisi, è diventato un attrattore, ma non soltanto di economie, ma di idee. Ecco, quindi con Antonio abbiamo fatto veramente tantissime battaglie, e quindi c'era. Si lavorava ai fianchi, ecco, lui da un lato e io Sì. dall'altro lato, perché alla fine attenzionare il quartiere Brancaccio significava dare la possibilità di pensare che qualche cosa era possibile realizzare. Ecco Dava la perché alla speranza fine alla era gente. dare la speranza, realizzare un
centro polisportivo, centro polivalente sportivo dopo 15 anni. Ecco, poteva sembrare una sconfitta, invece abbiamo detto no, però ci siamo riusciti. In un vecchio mulino del sale, che era dove la gente buttava la spazzatura, oggi c'è il centro antiviolenza. Quindi, allora, le eccellenze di Brancaccio sono opere di puglisti, sono opere del centro di accoglienza Padre Nostro. Se voi togliete, ecco come si fa quando uno vede un film, chi è l'attore protagonista? Se voi togliete il centro da Brancaccio, a Brancaccio non c'è niente. Allora siamo riusciti però ad avere dalla nostra parte anche la gente di Brancaccio. Però, come diceva Antonio, non possiamo fare tutto da solo. O che io mi auguro che l'amministrazione ponga rimedio, anche se io già ho scritto al presidente Conte, e sottolineando questa disattenzione. C'è una piazza da realizzare a Brancaccio, abbiamo la fortuna, devo dire, con questo recovery fondi, di realizzare una piazza che diventa a Brancaccio il paradigma di tutti i quartieri disagiati di Palermo e non solo. Siamo in chiusura, quindi io vi chiedo veramente 30 secondi di rispettare, se possibile, questo tempo. Di cosa ha bisogno Brancaccio? E poi chiedo anche ad Artale in chiusura come possiamo contattarvi e cosa possiamo fare anche per il centro. So che è una domanda un po' complicata, Tomaselli. Cosa si deve fare per Brancaccio in brevissimo tempo? Si deve fare semplicemente il proprio dovere, si deve amare la propria città, amare il proprio quartiere. Questo basterebbe semplicemente poter avere il cuore aperto a trovare le soluzioni e non pensare semplicemente a quello che può essere il resoconto elettorale o quello che può essere una scadenza di voto o di altro genere. L'istituzione deve essere presente a 360 gradi e tutti i giorni dell'anno per poter fare sentire al cittadino vicino e orgoglioso di avere un'amministrazione che sta dalla parte di loro. Perfetto, grazie. Artale, come vi possiamo contattare e cosa possiamo fare se qualcuno volesse partecipare all'attività del vostro centro? Ma sicuramente dare questi indirizzi, ecco, info@centropadrenostro.it, dove inviare un'email, ecco, la propria disponibilità. E poi visitare il nostro sito, il sito del Centro di Accoglienza Padre Nostro, dove può vedere tutte le cose che il centro fa e come essere disponibile. Ecco, c'è anche un modulo per venire a prestare volontariato all'interno del centro. Abbiamo una bellissima risorsa perché siamo un ente accreditato con i volontari in servizio civile. Ogni anno abbiamo circa 20 ragazzi che da tutte le parti di Palermo vengono a vivere la loro esperienza di un anno a Brancaccio. La cosa bella è che almeno 3-4 di loro rimangono poi a Brancaccio a lavorare a Brancaccio. Quindi questo è un atto di speranza che noi lanciamo a tutti quelli che vogliono spendersi a Brancaccio, ma non solo. È proprio quello che diceva Tomaselli, Antonio, quello che diceva lui è il detto di Pugliese: se ognuno fa qualcosa, ognuno deve fare la sua parte. Grazie a tutte e due. Sicuramente una realtà molto interessante quella del centro. È un quartiere molto complicato che ha tanto bisogno quello di Brancaccio. Grazie comunque per il lavoro che avete svolto e che svolgerete sicuramente nei prossimi anni. Io devo Grazie a chiudere. voi. Ringrazio per aver partecipato a Maurizio Artale e Antonio Tomaselli, chiedo scusa. Grazie per la E vostra il vostro grazie a voi. contributo. Io vi saluto, vi ricordo di seguire Giornale Cittadino Press sia su Facebook che su Instagram e chiaramente di visitare il nostro sito. Vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie, Una buona giornata. buonasera.